Passiamo quindi, volata, a Marione Bava, di cui proiettate il capolavoro unico, La maschera del demonio. A Mario Bava, se poi volete, qualcuno l'ha visto, se volete andate su YouTube, ho fatto un video di un paio d'orate che fa tutta la filmografia di Mario Bava, dal primo all'ultimo film che ha diretto, ne parlo di tutti, dico anche 3-4 cazzate epocali, mi hanno detto, perché io ho non vado molto d'accordo con me stesso, nemmeno io, e quindi non li riguardo i video. E allora, perché io la parlo 5-6 ore e poi montano i cavoli, non li riguardo, però il video su Bava mi hanno detto che è fatto col cuore, mi hanno detto, e quindi andate a vedere se volete che vi parli un po' più di cose magari che dividono tutta la filmografia. Qui ci concentriamo su La maschera del demonio, che è l'esordio di Bava al cinema, che in realtà è un esordio finto, visto che era già 15 anni che lavorava come operatore, come macchinista, come direttore della fotografia, e che faceva gli effetti speciali per tutto il cinema d'Italia. Allora, La maschera del demonio, perché il cinefilm per me è il più importante dell'horror italiano? Non perché è il primo, come molti dicono, perché il primo horror è I vampiri di Riccardo Freda, che però che cosa ha in comune con il grande Bava? Che in realtà gli effetti, metà di roba l'ha fatta, fu Bava dei vampiri, così come Caltichi, il secondo horror considerato tale fantascientifico italiano, sempre di Riccardo Freda, in realtà è mezzo girato da Bava, e la trippa, quell'effetto del mostro, la fece con della trippa Mario Bava, che era direttore. La maschera del demonio è il capolavoro assoluto, lo dico in due parole perché sennò rimango anatronico tutta la vita, perché ho il treno fra un'ora, devo arrivare a Sarri. La maschera del demonio è un capolavoro non perché lo dico io stavolta, ma perché lo dice Scorsese, lo dice Joe Dante, lo dice Tim Burton, lo dice chiunque sano di mente faccia del cinema. Perché dico questo? Perché con Mario Bava si crea uno stile di cinema, che poi è quello post che ha preso Fulci, in cui la messa in scena, l'autore, nell'horror, nel genere in Italia, finalmente diventa libero dallo schema. Intendo non solo libero dallo schema ritmo, azione, morte e scoprimento finale e sollevamento, ma proprio perché prima di tutto elimina uno schema. Il film è basato su una strega. Le streghe, noi al cinema le streghe eravamo abituate a vederle brutte, sporche e cattive sul nasone, no? Alla Oz, ma in tutti i film. E invece Bava lo fa diventare sesso puro, quindi è forse il primo che mette la strega finalmente sul piano in cui è. Cioè, in realtà l'uomo, quando, perché nessuna donna bruciava le streghe da Miretta, perché nessuna donna poteva aprire bocca in realtà nel medioevo, durante, era una vendetta maschilista e orribile dell'uomo verso la bellezza e l'intelligenza femminile, per me la proprio la caccia alle streghe. Quando l'uomo cattivo, stronzo e in più credente in qualcosa che gli faceva comodo, come una religione, che in quel momento faceva comodo per tre donne sempre più giù, allora La maschera del demonio ha dato è un film femminista. Scusate, in quel senso. Non vorresti disturbo, ma dobbiamo andarcene per lì. Allora, quindi è finita, è il primo film femminista per me della storia del cinema italiano, così. È il primo film di genere dove il genere travalica il genere stesso, perché nessuna cosa viene, diciamo così, portata verso uno schema. Cioè, il film sembra come un film della Hammer, inizia, e invece gli schemi della Hammer li elimina, lo smonta, e quindi sembra che da una parte possa essere cormaniano, e poi ci si rende conto che è prima dei film di Corman. E quindi quando Roger Corman ha detto che Mario Bava è il cinema con Hitchcock e Orson Welles, io, che sono frusciante e che non conto una sega, non ho altro da aggiungere.